Questo report è assolutamente insoddisfacente, perché parte da una lettura sbagliata della crisi dell'Eurozona che viene essenzialmente ricondotta all'incapacità o mancanza di volontà degli Stati membri di attuare le riforme e rispettare le regole di bilancio. L'unica preoccupazione della relazione, alla quale voteremo contro, è il mancato rispetto dell'attuale quadro di governance economica e non le ripercussioni devastanti che le politiche di austerità e l'ossessione per i vincoli di bilancio hanno avuto su economia e cittadini europei. Sbagliando la diagnosi, ovviamente si sbaglia anche la cura. L'obiettivo della relazione è rafforzare le regole esistenti e farle rispettare, senza mettere minimamente in discussione la necessità di rivedere i trattati e le regole subito, le politiche di austerità e gli assurdi e insostenibili vincoli di bilancio. Non si vede la necessità vitale di aumentare flessibilità per investimenti pubblici, esentandoli da calcoli di deficit e debito. Non guarda gli squilibri macroeconomici generati dalla moneta unica. Non c'è alcuna roadmap che proponga vere soluzioni di rottura con la strategia fallimentare fino ad ora adottata. Compromesso impossibile tra chi si ostina ad affermare contro tutte le evidenze che l'Europa ha bisogno di più austerità, più stringenti vincoli di bilancio, salari più bassi e meno Stato sociale, e chi invece in campagna elettorale proclamava di voler cambiare rotta e modificare le regole esistenti perché insostenibili, e ora non ha la forza politica per rispettare quell'impegno. E mi rivolgo ai socialisti che hanno un impegno politico da rispettare con i loro elettori. Con questo report non lo possono assolutamente rispettare. Avete preso milioni di voti per il cambiamento e la lotta all'austerità e adesso sostenete queste posizioni. Noi abbiamo proposto una mozione alternativa per aumentare lo spazio fiscale agli investimenti produttivi e consentire agli Stati di far fronte ai problemi che ci sono adesso, la disoccupazione e la povertà. Se non risolviamo questi problemi, l'Europa non andrà avanti. Rivedere le regole di bilancio, quindi, e introdurre soprattutto una clausola di recesso dell'Eurozona e estensione dall'output concesso ad alcuni paesi per consentire a tutti gli Stati membri di scegliere democraticamente la propria moneta e quindi la politica monetaria.